Buongiorno, ben ritrovati a questa edizione del TG6 che apre con una pagina ampia dedicata alle vaccinazioni e al rientro a scuola. Questa mattina, mattinata tranquilla presso l'hub vaccinale di Città Sant'Angelo, dove nei giorni scorsi si erano create alcune tensioni per via di tanti non prenotati che volevano sottoporsi al vaccino. Soddisfatte le persone in fila, mentre il responsabile della vaccinazione dell'ASL di Pescara, Rossano Di Luzio, conferma l'apertura del nuovo hub a Pescara per la prossima settimana. Stefano Recanati. Prenotazione, prenotazione, Vengono respinti e dirottati verso altri hub vaccinali non prenotati, ad eccetto di chi deve effettuare la prima dose. Dopo le polemiche dei giorni scorsi sembra tornata alla normalità la situazione presso l'hub di Città Sant'Angelo. Questa mattina, seppur in tanti in fila, i tempi di attesa tutto sommato sono tornati nella norma. Da che ora siete in fila per fare il vaccino? 10:15. È una fila che scorre o ci sono dei rallentamenti? Sì, ma scorre. 6.200 i vaccini effettuati negli ultimi due giorni negli hub di competenza della ASL di Pescara. 4.800, un record solo nella giornata di ieri. Il responsabile, Rossano Di Luzio, risponde alle polemiche dei giorni scorsi. Attualmente le prenotazioni le abbiamo fino a fine marzo. Probabilmente nei prossimi giorni, la prossima settimana, apriremo un altro hub a Pescara e quindi queste persone che non riescono a trovare lo spazio negli hub già presenti, sicuramente troveranno spazio nel nuovo hub vaccinale di Pescara. A scatenare la corsa ai vaccini sono state le nuove regole dettate dal governo nazionale, che ha ampliato l'uso del Green Pass a partire dal 10 gennaio. Purtroppo chi tardi arriva male alloggia. Noi cerchiamo di fare il possibile, ripeto, i numeri sono veramente impressionanti. E intanto c'è chi, per ingannare la noia dell'attesa, si è portato un libro da leggere. Me le dicevo sì, infatti mi sono portato un bel mattone qui da leggere. Speriamo di non finirlo nella giornata di oggi. Speriamo di no, grazie. E oggi terza dose per un futuro migliore. Ovviamente, speriamo. E dunque emergenza rientrata, ma il sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, continua a monitorare la situazione dell'hub dell'Outlet Village. L'appello del primo cittadino è al buon senso di tutti per far sì che non si creino ulteriori problemi ai volontari. Il servizio. Sindaco Perazzetti, l'hub vaccinale di Città Sant'Angelo continua a lavorare con numeri importanti, tante persone che arrivano da tutta la zona, però ci sono dei problemi anche dal punto di vista logistico e delle lunghe code che si creano. L'appello che faccio a tutti quanti i cittadini e gli utenti che si rivolgono presso l'hub. Oggi l'hub svolge un'azione di 1.800 vaccini giornalieri. L'appello che faccio è quella di avere una responsabilità nel presentarsi il giorno di prenotazione. Non voglio dire l'ora, ma almeno è solo il giorno. Abbiamo potuto notare in questi giorni la presentazione di tanta gente che comunque non aveva la prenotazione, che si metteva in coda e poi alla fine, dopo giustamente una fila che allungavano e quindi dilatavano, si lamentavano con i volontari della Protezione Civile che oggi stanno, e lo voglio ribadire, facendo un'azione di volontariato. E naturalmente far ricevere insulti a chi dedica il proprio tempo agli altri è una cosa che assolutamente non tollero, quindi l'azione che noi oggi dobbiamo svolgere è quella di sensibilizzare le persone a presentarsi il giorno della prenotazione. Queste code che si sono create possono essere anche derivanti da un male funzionamento della comunicazione da parte poi di chi dovrebbe gestire questi hub vaccinali o comunque la vaccinazione proprio nel territorio? Guardate, il ciclo di vaccinazione all'interno dell'hub di Città Sant'Angelo è stata calcolata all'interno di un'ora. In un'ora si fa la fila, si fa l'accettazione, si fa l'anamnesi, si fa la vaccinazione e si fa anche il post vaccinazione. Il problema è solamente che le code si creano nel momento in cui dalle 1.800 vaccinazioni che si devono fare si iniziano a presentare 2.000-2.100 persone che allungano e dilatano i tempi naturalmente di tutto quanto questo processo. La possibile apertura di altri hub vaccinali come quelli che potrebbero essere aperti tra poco a Pescara sono un'opzione importante anche per quello di Città Sant'Angelo, cioè evitare le lunghe code?
Assolutamente sì, un'azione sinergica di tutto il territorio. Lo ribadisco, e così come l'ho detto la prima volta quando è stata aperta quella di Città Sant'Angelo, e sono sorte alcune polemiche. Non si deve fare un campanilismo sulla campagna vaccinale. Noi dobbiamo solo e semplicemente fare squadra, quindi più hub vaccinali si aprono, meglio è, perché riusciamo a raggiungere la stragrande maggioranza della popolazione e riusciamo a sconfiggere, ci auguriamo, questo virus il prima possibile. E il ritorno a scuola, ancora giorni di confronto fra le parti interessate, soprattutto per concertare le modalità con cui gli studenti potranno tornare ad occupare i banchi di scuola. Regole diverse per la quarantena, per le scuole dell'infanzia, le primarie, le secondarie di primo e secondo grado, le medie e le superiori, dove si resta in classe fino al terzo contagio con mascherina. Stefano Recanati. Le vacanze natalizie sono ormai agli sgoccioli e per circa 168.000 studenti abruzzesi il 10 gennaio sarà tempo di tornare sui banchi di scuola. Ma l'ondata di Omicron potrebbe pesare come una spada di Damocle proprio sulla ripresa delle lezioni in presenza. A preoccupare è il numero elevato di non vaccinati. Nella fascia 5-11 anni, su circa 76.000 bambini, appena 5.200 hanno ricevuto la dose anti-Covid. Le regioni hanno discusso ieri e presentato al governo una bozza di protocollo per il tracciamento dei contagi in classe. Basta un contagio per la quarantena alle materne, ne servono due alle elementari e tre per gli studenti dai 12 anni in su. Questa differenza è dovuta proprio alla differente copertura vaccinale e all'uso delle mascherine. Per i bambini delle scuole dell'infanzia, 3-6 anni, dove non è prevista alcuna copertura vaccinale né è possibile applicare i dispositivi di protezione, le regole per la quarantena in caso di presenza di un positivo nella classe e sezione restano rigide. La scuola deve comunicare la presenza di un contagiato tra i bambini o tra il personale alla ASL, che formalmente invierà il provvedimento di quarantena alle famiglie o alla stessa scuola. La quarantena prevista è di 7 giorni con tampone molecolare o antigenico per il rientro in presenza. Per le scuole elementari e la prima media, 6-11 anni, si prevede che alla scoperta di un primo caso la classe resta in presenza in autosorveglianza, con raccomandazione di non frequentare altre attività pomeridiane prima di aver eseguito un test anche antigenico. Al secondo caso, entro 10 giorni, nella stessa classe scatta la quarantena per tutti i compagni, 10 giorni in casa, in DAD. Al tavolo di confronto le regioni hanno raccomandato anche di mantenere rigido il controllo sulle mense scolastiche, luogo in cui i bambini devono togliere la mascherina. Meno rigido il protocollo per gli studenti dai 12 ai 19 anni. La misura è giustificata dal fatto che quasi l'80% degli studenti di questa fascia è vaccinato, sta concludendo il ciclo vaccinale. Fino a due casi in una classe si resta a scuola in presenza in autosorveglianza. Alla comparsa di un terzo caso, entro 10 giorni dal primo, scatta la quarantena di 7 giorni con test antigenico molecolare tra il quinto e il settimo per rientrare. Il rientro in presenza avverrà comunque dietro l'uso delle mascherine FFP2. Intanto i sindacati di categoria della nostra regione mandano un appello unitario al governo nel quale si chiedono 2-3 settimane di lezioni in didattica a distanza prima di tornare in presenza. Dal 7 gennaio comunque tanti sindaci hanno deciso di avviare uno screening su tutta la popolazione scolastica, così da poter avere una situazione più chiara in vista del ritorno sui banchi di scuola. La sanità sarà attivo dal prossimo 20 gennaio, il nuovo CUP regionale che consentirà di prenotare online le prestazioni di specialistica ambulatoriale nelle 4 ASL abruzzesi. Lo comunica l'assessore regionale alle politiche della salute Nicoletta Verì. La prenotazione è riservata ai possessori di identità digitale o SPID. L'iniziativa, spiega l'assessore Verì, è frutto di un progetto approvato nel 2020 mirato a favorire l'accesso degli utenti ai servizi digitali offerti dalla Regione Abruzzo. Attualmente, ricorda, sono disponibili online già alcuni servizi come la scelta e la revoca del medico e del pediatra, la stampa del tesserino sanitario, le deleghe per i minori o non autosufficienti e la ricerca di ambulatori medici e pediatrici. Nei prossimi mesi, secondo il progetto, verrà ampliata l'offerta estendendo la digitalizzazione ad altri servizi specifici. E voltiamo pagina, siamo alla politica. Questa mattina a Pescara, nel corso dell'incontro con la stampa, il senatore Luciano D'Alfonso ha illustrato l'attività portata avanti nell'anno che si è appena concluso. Non sono mancate parole di apprezzamento, ma anche critiche all'amministrazione comunale. Il servizio di Paolo Nerenzetti.
Un anno di attività da senatore della Repubblica e da presidente della sesta commissione permanente Finanze e Tesoro del Senato. Luciano D'Alfonso, parlando della sua attività questa mattina in conferenza stampa, ha rivendicato con orgoglio nell'ultimo anno le oltre 1000 ore di ascolto della cittadinanza, oltre alle tante iniziative di carattere politico, istituzionale e parlamentare portate avanti a Roma. Intanto perché ritengo che sia un principio di correttezza e di moralità dimostrare in 12 mesi che cosa si è fatto. Ho misurato 1092 ore di ascolto della cittadinanza, 1000 iniziative istituzionali a favore di enti locali, imprenditori e cittadini addolorati in condizione di difficoltà. Ho messo in campo qualcosa come 37 interrogazioni a risposta scritta e 35 mi pare a risposta orale. Ho messo in campo 5 iniziative di disegni di legge, delle quali iniziative 4 sono arrivate in porto, votate integralmente da maggioranza e opposizione. Così come il lavoro fatto riguardante per esempio la linearità del lavoro nella fase del procedimento penale e nella fase anche processuale, l'obbligo della videoregistrazione, quando si sentono a SIT, a sommare informazione, le persone informate sui fatti, finalmente la nostra iniziativa è calata nella legge delega di riforma del processo penale e fa obbligo di conservare memoria remota. E dirlo oggi, in un giorno importante nel quale la Procura di Pescara ha dimostrato capacità di giudizio, capacità di autonomia e capacità di automedicarsi, perché davanti alla condotta scorretta di un contrattualizzato dello Stato che rivela il segreto istruttorio, la Procura procede velocemente e rinvia a giudizio. Non sono mancati anche i complimenti al Comune di Pescara per aver ottenuto i fondi per lo svincolo di Colle Caprino, non così per i fondi per il porto e per l'allungamento dell'asse attrezzato, arrivati, ha specificato D'Alfonso, quando lui era presidente della Regione e dunque ottenuti dalla Giunta di centrosinistra. Allora, io preciso, su Colle Caprino hanno seguito una giusta intuizione che aiuterà la città di Pescara a fare la città metropolitana, la città sistema urbano, perché con lo svincolo di Colle Caprino 44.000 persone non dovranno attraversare via di sotto per andare dall'altra parte della città, lo potranno fare con il raccordo anulare della circonvallazione. Bene ha fatto il sindaco di Pescara, la regione Abruzzo, l'ANAS a coordinare il valore di questo intervento che ho rivendicato più volte anch'io, da ultimo con la venuta della D dell'ANAS. Ma non devono fare abuso di assunzione di merito quando parlano delle risorse riguardanti il porto, delle risorse riguardanti l'asse attrezzato, le vasche di prima pioggia o il depuratore, sono tutte risorse lasciate in eredità da me, anche con dossier tecnici avanzati, e non ci devono provare neanche l'assessor Uccio, quello che ha cambiato 11 partiti, non può assolutamente provare ad intestarsi questi meriti, perché anche rispetto all'asse attrezzato io sarò il controllore rigorosissimo di che fine fanno le economie che si sta pensando di destinare alla demolizione della trombetta, perché lì vedranno una parte di me che solo alcuni hanno conosciuto. Io lì userò gli strumenti del diritto per evitare che si faccia donazione con quelle risorse. Rimaniamo a Pescara, sono partiti già da qualche giorno i lavori al porto di Pescara. Il presidente della Confcommercio Riccardo Padovano chiede la costruzione di un nuovo cantiere navale al posto di quello già esistente. Paolo Renzetti. Padovano, sono partiti i lavori da qualche giorno al porto di Pescara, però sì. Lei parla di alcune priorità che bisogna mettere in primo piano, un nuovo cantiere navale, la creazione di un polo culturale e poi il ritorno già dalla prossima estate del collegamento con la Croazia. Noi all'interno dell'autorità portuale stiamo dando una grande mano alla città di Pescara, devo riconoscere che sia il Comune che la Camera di Commercio si stanno attivando per quanto riguarda il collegamento con la Croazia e secondo, se non ci sono intoppi, in giugno avremo un collegamento dal porto turistico di Pescara con la città di Spalato, e questo per quanto riguarda l'attività turistica. Invece adesso sono iniziati i lavori, questa mattina sono andato al porto, è arrivato il secondo pontone per fare in modo che questo molo a nord di Ponente possa essere messo in opera da subito, cioè entro l'inizio della stagione prossima. E già con questa struttura avremo
debellato definitivamente il divieto di balneazione per quanto riguarda la zona nord di Pescara. A seguire però dobbiamo mettere mano a questo polo culturale che si dovrà realizzare all'interno dell'area mercatale del porto di Pescara, e ci riferiamo al mercato ittico all'ingrosso, il mercato ittico al minuto e il museo del mare. Tutto questo deve rientrare in un'area prettamente culturale. Certamente c'è un programma, un cronoprogramma che adesso l'ARAT sta portando avanti. Nella prima fase, nel primo tronco, riguarda il molo di costruzione di Ponente, ma nel contesto lo spostamento del cantiere non ha, può rientrare tranquillamente all'interno di un cartaceo. Non è che c'è bisogno di pensare, nel cartaceo si individua l'area, l'autorità portuale mette a evidenza pubblica quell'area in concessione per un cantiere, ed ecco qua che può arrivare un privato e può realizzare a spese proprie un cantiere navale ad hoc idoneo per quanto concerne le attività cantieristiche. Dureranno 60 giorni i saldi che iniziano oggi in Abruzzo. I dati del centro studi di Confcommercio parlano di un ritorno nei negozi di fiducia per il 50% degli intervistati e di un budget a disposizione delle famiglie leggermente superiore a quello dello scorso anno. I saldi invernali partono oggi e 6 italiani su 10, circa 15 milioni di famiglie, rispetteranno la tradizione e si dedicheranno agli acquisti, destinando un budget di spesa complessivo fino a 275 euro contro 254 dell'anno scorso. Questa è la fotografia dell'ufficio studi Confcommercio, secondo cui per l'80% dei consumatori i saldi sono un modo per rinnovare il guardaroba facendo anche qualche affare. Il 60% circa delle imprese del commercio a dettaglio ritiene che il numero dei clienti che entreranno in negozio per i saldi non sarà molto diverso da quello dello scorso anno. Tra gli articoli più richiesti, in testa alle preferenze, abbigliamento, calzature, mentre a registrare i maggiori incrementi rispetto allo scorso anno saranno gli articoli sportivi e gli accessori. Un'occasione, un'opportunità bilaterale sia per i commercianti che per i consumatori. I commercianti da una parte rinunciano ai margini di profitto puntando sulla liquidità per superare questo momento drammatico di crisi, i consumatori hanno l'opportunità di fare acquisti a prezzi ribassati in sicurezza e soprattutto contando sulla consulenza professionale dei commercianti che mettono sempre al centro il rapporto con il cliente e quindi sviluppando un modello di impresa che ha come cardine l'importanza del cliente e i rapporti umani. La spesa pro capite però non coincide a quella che realmente sarà spesa secondo lei? Allora, la spesa pro capite a livello nazionale, Confcommercio e Federmoda hanno stimato 4 miliardi circa di spesa per i saldi invernali, con una spesa pro capite di 119 euro e 275 a famiglia. Però, se mi permettete una nota polemica, direi che la gran parte delle famiglie queste cifre se le ha già spese pagando delle esose bollette dell'acqua e anche della Tari, le cui rate sono arrivate già scadute e quindi da pagare in un'unica soluzione. Torniamo a parlare della campagna vaccinale. Non si è fatta attendere la risposta dell'assessore alla protezione civile di Pescara, Eugenio Seccia, alle critiche del PD sulla gestione della campagna vaccinale. Paolo Renzetti. Assessore, nei giorni scorsi, nelle ultime ore per meglio dire, sono arrivate delle critiche da parte dei consiglieri regionali e comunali del Partito Democratico alla gestione della campagna vaccinale a Pescara e anche quella relativa ai tamponi. Lei come assessore alla protezione civile, come membro dell'amministrazione comunale, vuole fare delle precisazioni?
Assolutamente, premesso che l'attività è sanitaria e non del comune, noi ovviamente vogliamo andare incontro alle esigenze della città di Pescara. 10 giorni fa, insieme ai consiglieri di Pasquale e Ivo Petrelli di Forza Italia, abbiamo stimolato l'imprenditore Danelli affinché si intavolasse questa trattativa, affinché si definisse questa ulteriore hub vaccinale, quindi ancora prima delle polemiche strumentali. Probabilmente, come hanno fatto Petrelli e Di Pasquale, alcuni consiglieri, compresi quelli della minoranza ovviamente, invece di criticare in maniera stucchevole e inopportuna, se mi consentite, perché si tratta di dare un servizio sanitario alla città di Pescara, agevolare un servizio sanitario alla città di Pescara, avrebbero potuto fare delle proposte che sarebbero state ovviamente valutate dall'amministrazione e eventualmente messe in campo. Noi stiamo lavorando dal primo giorno di questa pandemia in maniera impeccabile, siamo stati sempre in anticipo rispetto ai tempi la visita generale Figliuolo ha suggellato questa attività che non ci compete, che praticamente il Comune ha messo in essere, e quindi adesso avere queste critiche effettivamente sono fuori luogo, perché la gente sa quello che abbiamo fatto e quello che stiamo facendo. Però all'hub di Pescara Porta Nuova, della stazione di Pescara Porta Nuova, ci sono delle lunghe file all'esterno? Allora, ci sono delle file, non sempre, semplicemente perché c'è stato un flusso emotivo di persone che non essendo prenotate, perché ovviamente là va solo a prenotazione, si presentano e aspettano eventualmente il loro turno. Questa coda così che si crea ogni tanto è stata strumentalizzata da alcuni consiglieri come un'inefficienza. L'inefficienza non è, perché se si rispettassero le prenotazioni non ci sarebbero file. Quelle sono persone che hanno scelto di aspettare la possibilità di essere vaccinate. Meno introiti per l'ente comunale e perdita di posti di lavoro. La cooperativa Tercop contesta la procedura con cui il comune di Teramo ha assegnato il bando per la gestione dei parcheggi ed è pronta a manifestare venerdì davanti a Palazzo di Città. Noi contestiamo il fatto che una gara, che quella che doveva essere una gara d'appalto, alla fine si è rivelata un affidamento diretto. Il problema invece per l'anno col diritto di prelazione che hanno regalato sostanzialmente ai concorrenti con un project financing che, conti alla mano, praticamente offre al comune la metà di quanto oggi paghiamo oggi, con meno personale e con meno stalli. Ovviamente la Tercop, che dopo 30 anni di attività cercando onestamente di fare il proprio mestiere, praticamente non riesce più a partecipare a questa gara d'appalto, è stata costretta a rinunciare nonostante abbia vinto tutte le gare d'appalto che il comune fino ad oggi ha indetto. Quindi noi semplicemente abbiamo letto quello che la ESIERP Costruttori Teramani ha offerto al Comune, quindi non è che ci stiamo inventando qualcosa. Infatti abbiamo chiesto confronti col Comune su questi numeri, ovviamente non sono mai venuti, quindi se loro hanno altri numeri ce li mostrassero, per noi sono i documenti ufficiali quelli che contano. Sempre su questi documenti si parla, noi ne siamo 26, loro assorbirebbero 19 unità a 30 ore, adesso stanno a 36 ore, ma soprattutto 4 persone di riserva sostanzialmente, quindi lavorerebbero solo quando c'è qualche assenza, e 3 esuberi. E siamo alla pagina sportiva con l'arrivo imminente di Carlo Di Risio per il Pescara. La priorità ora è ancora di più cedere calciatori per contenere l'indicatore di liquidità e procedere solo successivamente ad altri innesti. Andrea Costantini. Da ieri Carlo Di Risio è a Pescara. Il giocatore, assieme al suo procuratore Geri Palomba, ha assistito alla seduta di allenamento diretta da Gaetano Oteri. Limati tutti gli aspetti e sistemati tutti gli incartamenti, il centrocampista molisano di Montenero di Bisaccia inizierà a lavorare con l'allenatore che ieri ha potuto salutare e che lo ha allenato già nelle scorse stagioni a Catanzaro e Bari, che lo aveva richiesto anche quest'estate. Come ha ribadito il presidente Daniele Sebastiani, ora è tempo di pensare alle uscite, perché già l'innesto di Di Risio
comporta un sovrannumero rispetto alla lista da depositare in Lega dei 24 più 1 tesserati che sono schierabili dall'allenatore, una lista comunque modificabile quando è aperta la finestra di calciomercato, ma le uscite sono anche indispensabili in termini di indice di liquidità, rapporto tra attività e passività correnti che, se mantenuto entro certi limiti, permette alle società di agire, se superato no. A quel punto o si versano soldi freschi nella società oppure bisogna cedere, liberarsi di stipendi per riportare l'indice in equilibrio, un valore che il Consiglio federale in questa stagione ha fissato per un massimo di 0,6. Stare entro tale soglia vuol dire avere capacità di rispettare i propri impegni finanziari. E sul capitolo partenze diversi sono i nomi in primo piano. Per quanto riguarda Guido Marilungo, si sta raffreddando la pista Teramo a tal punto che ieri l'attaccante era ancora al Poggio ad allenarsi, a parte con Cristian Galano e Giuseppe Rizzo. Nessuna sorpresa per quanto riguarda Galano, oramai fuori dal progetto tecnico dai primi di dicembre. Subito l'interesse dell'Avellino, improbabile un altro ritorno a Bari, le sue caratteristiche non si sposano col modo di giocare di Mignani. Restano aperti alcuni fronti della Serie B, in particolare il Cosenza, un po' più sullo sfondo Ternana e Ascoli. Fa specie che ci sia anche Rizzo tra coloro che si allenano a parte, era un profilo ipotizzabile per un'uscita, ma se questa cosa dovesse ripetersi anche nei prossimi giorni sarebbe un segnale chiaro di come la società non punti più sul centrocampista siciliano, tornato in biancazzurro alla fine del mercato estivo, ma che ha profondamente deluso per rendimento con la ciliegina, si fa per dire, della mega squalifica riportata con la Lucchese. Anche Frascatore potrebbe uscire, ma continua ad allenarsi con il gruppo, all'interno del quale sono stati aggregati i due gioiellini della primavera, Vladislav Blanuta e Marco Delle Monache. E siamo alla Serie C. A Teramo si raffredda la pista che porta a Marilungo, mentre si attende la riorganizzazione della Salernitana, proprietaria del cartellino di D'Andrea, per portarlo in bianco-rosso. Intanto, il 12 gennaio, la dirigenza sarà in procura a fornire le spiegazioni riguardanti la documentazione per il passaggio di proprietà. Jacopo Forcella. Il 12 gennaio la dirigenza del Teramo andrà in procura federale a spiegare le motivazioni che hanno portato sulla scrivania della Coaps una documentazione incompleta per poter dare l'ok al passaggio delle quote. Cosa mancava? Il certificato penale del DG Luigi Coni e una lettera bancaria. La società aveva prodotto un'autocertificazione dei carichi pendenti di Coni in attesa del certificato penale richiesto, che il club ha fatto fatica a reperire a Roma per lungaggini burocratiche. Per quanto riguarda la lettera bancaria, invece, secondo quanto spiegato dalla società, l'istituto di credito di Orvieto si sarebbe rifiutato di redigerla secondo la forma prevista dal modello della Federcalcio. Al termine dell'istruttoria, la procura federale ha dato la possibilità al Teramo di inviare memorie difensive o presentarsi di persona a fornire le spiegazioni del caso, opzione quest'ultima scelta dal club e che si concretizzerà appunto il prossimo 12 gennaio. Dopo questo passaggio la giustizia sportiva deciderà se chiedere di archiviare il procedimento o deferire la società biancorossa, con conseguente rischio di ammenda o penalizzazione. Il Teramo conta di risolvere la questione e uscirne solo con un'ammenda, ma la penalizzazione è un'ipotesi non smentita dalla società, ma che in questo frangente spera di evitare. Per quanto riguarda invece il mercato, dopo la partenza di Piacentini verso Modena, la pista Marilungo pare essersi raffreddata e non poco. Il Teramo, se farà qualcosa davanti, lo farà andando a prendere Filippo D'Andrea, 23enne, punta del Seregno, in prestito dalla Salernitana. Proprio la questione societaria del club Granata, salvato last minute dall'imprenditore Danilo Iervolino prima di essere escluso dalla Serie A, è in fase di riassetto dirigenziale come prevedibile, soprattutto per quanto riguarda la figura del direttore generale Fabiani. Il dirigente, il giorno successivo all'acquisizione della Salernitana da parte di Iervolino, con una telefonata all'amministratore unico in carica Marchetti, avrebbe annunciato le sue dimissioni. L'attuale massimo dirigente del club le avrebbe rigettate, invitando Fabiani a presentare le dimissioni non appena si insedierà la nuova proprietà. Ma con l'avvento probabile di Walter Sabatini le questioni mercato potrebbero essere ridefinite e la posizione di D'Andrea rivista. Il Teramo osserva consapevole che ha la necessità di intervenire soltanto dopo aver compreso quale sistema di gioco adottare per la fase 2 del campionato. La chiusura col 3-5-2 contro l'Entella è stato un esperimento o la prova generale del futuro? E se è stata l'anticamera
di quello che sarà. Cosa serve al diavolo per rimodellare l'organico? C'era l'idea di rimpinguare il reparto arretrato, mentre nelle prossime ore arriverà l'ufficialità di Forgione. La società punta sul recupero di Rossetti in mediana, che sarebbe un acquisto già in casa, perché il centrocampista dopo l'operazione sta affrontando la fase di recupero ed è un elemento su cui poter fare affidamento. Oggi nuovo giro di tamponi, il ritorno in campo è comunque fissato tra 10 giorni e tempo ce n'è per recuperare chi, e sono molti, oggi causa Covid non può essere arruolabile. La ripartenza però sarà tutt'altro che morbida, perché al Bonolis arriva il Modena e a Matteo Piacentini sembrerà, colori della maglia a parte, che non sia cambiato davvero nulla. È in programma nel pomeriggio il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che dovrebbe sancire lo slittamento della ripresa del campionato di Serie D. Sulla carta domenica sono fissate le partite della 17ª giornata del girone F di Serie D. Rumors dagli ambienti della Lega Dilettanti danno per certa la decisione, che sarà ratificata nella riunione. E sono già tante le società di Serie D che hanno svariati casi di contagio inorganico. La diffusione ha anche fatto rinviare i recuperi previsti per oggi: Vastese, Montegiorgio e domani Castelfidardo, Notaresco. È tutto per questa edizione del TG, io mi fermo qui, l'appuntamento col TG6 è per questa sera alle ore 19, vi ricordo che i servizi e il TG li trovate sempre su YouTube e sul sito web www.tv6.it. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.